Questo programma contiene linguaggio volgare, scene e riferimenti sessuali dall'inizio alla fine. Stare nel backstage in attesa di entrare è snervante. Ma una volta uscito, la folla è dalla tua parte e non c'è sensazione migliore. A parte vincere l'incontro. E ora fa il suo ingresso nella gabbia di Bellator, Aaron the Joker Chalmers! Entrare nella gabbia è un carico di emozioni. Mi sento nervoso, spaventato, eccitato, ma una volta che la campana suona, sono pronto a combattere e questo ragazzo verrà messo al tappeto. Seguiamo lo svolgimento dell'incontro che si preannuncia esplosivo. Andiamo! Coraggio, Aaron! Ma sì, sì! Dai, dai, dai! Il mio avversario è cintura viola di jiu-jitsu, quindi so già che sarà un incontro tosto. Vai! Comunque deve reagire e rimettersi in piedi. Dai, Aaron, forza, dai! Aaron the Joker Chalmers non sta attaccando, non si mette in gioco! Lem sta cercando l'apertura. Dai, amore mio! Sta imparando a sue spese. Aaron Chalmers è stato un inizio difficile per lui. Dai, Aaron, colpisci! Bello, bel colpo dritto. Deve riuscire ad accorciare le distanze, deve avvicinarsi. Deve tenere giù quei fianchi. Forza, tesoro! Dai, Aaron! Sinistro! Questo non è sufficiente per Clem! Andiamo, tesoro, forza! Ha sempre esitato a chiudere le sue combinazioni, perché... Bene, Chalmers in settimana ha definito questa la sua battaglia più dura fino ad oggi, senza alcun dubbio. E sta dimostrando di esserlo, al momento sta andando male per lui. Coraggio, Aaron, dai! Esterno, sì, sinistro. Dai, così, Aaron, dai! Sì! 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 Forza! Dai, dai, dai! Coraggio, amore! Lo abbiamo già visto nei primi due round. Deve uscire dal suo guscio. Deve esporsi. È una strategia che non si può ripetere, non è il round d'apertura. Un bel colpo per Chalmers e poi fischi per la presa. Clem lo porta a terra. Il tempo sta per terminare. Potrà non essere sexy o eccitante, ma Austin Clem si sta guadagnando la vittoria di questo incontro. Chalmers è abbastanza onesto da sapere di non aver fatto abbastanza. Il vincitore, per decisione unanime, Austin Sono totalmente devastata per lui. Questo incontro aveva un gran significato, specialmente con un bambino in arrivo. Ad essere onesto, non credo che ci si possa preparare per una sconfitta. Non mi aspettavo di perdere e non ero preparato a sentirmi come mi sento adesso. Oh, cazzo! 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 Sento di aver deluso tutti quanti. Non credo che nessuno possa capire, a meno che non sia la compagna di un lottatore, quali emozioni attraversino. È la cosa peggiore, vedere il tuo compagno perdere in qualcosa che ama, che oltretutto è il suo lavoro, il suo mondo. Qualche volta si vince, qualche volta si perde e si impara da questo. Ti rimetti in sesto e ricominci. Questo è stato un piccolo incidente di percorso.